complimenti. Ma questo invece? Ed ecco per Natale quest'anno cosa abbiamo fatto un po' creativamente perché i soldi bisogna un po' tenerseli questo anno un po' particolare. Troppo dura. E allora abbiamo fatto le saponette. Lo sai quello. Che quale? Quello trasparente che abbiamo fatto. Dopo stanno in frigo. Abbiamo fatto le saponette trasparenti e invece le saponette alla cannella, alla lavanda, al caffè che fa da scrubs, insomma tutte cose biologiche, biologiche, biologiche. E questo sarà il pacchettino. Questa. Lasciala, lasciala, che ca. E questo è il pacchettino, questi sono gli alberelli che abbiamo fatto con Alice, il bigliettino da appendere come si chiama? Sul pacchetto. Questi qua sono i primi che abbiamo fatto e sembrano proprio le saponette delle LOL. Su Amazon abbiamo comprato tutto il necessario, quindi queste formine di silicone, con scritto proprio 100% handmade soap, poi qui c'è appunto il quadrifoglio che porta fortuna e questa sempre un'altra formina con scritto 100% handmade e veramente buonissime, queste abbiamo pagate. Vabbè, comunque vi metto tutti i link nell'info box e abbiamo preso due tipi di saponi. Allora, questo è quello trasparente e lo stiamo finendo e invece l'altro che appunto abbiamo utilizzato questi qui per farli è al burro di karité, una cosa del genere. Sono basi comunque di sapone, sempre su Amazon. Il panetto del burro di karité. Per farli diventare così colorati abbiamo aggiunto questi colori proprio per saponi, tutti insomma naturali ovviamente, proprio specifici per il sapone. Comunque niente, tutto su Amazon. Allora abbiamo preparato tutto. No, dai, sono troppo curiosa. Troppo curiosa. Qui abbiamo pure la foto. Allora, gli abbiamo lasciato un po' di arancia, latte. Due gentilini che Alice ha fatto molta fatica a darglieli perché sono i suoi preferiti. No. Non so i tuoi preferiti. Sì. Allora, metti la letterina accanto e speriamo bene allora questa notte. Vabbè, buonanotte allora. Judy, mi raccomando, Judy. Giudì, tu senti i passi del Tu Babbo senti i Natale? passi, noi non li sentiremo. Sentili, Ok? Non ti spaventare, eh. ok? Tanto è solo Babbo Natale. Tanto è solo Babbo Natale. Buonanotte. Buonanotte, Giudì. Allora, che vuoi scrivere? Caro Babbo Natale. Sono Alice, poi. Buon Natale, stiamo aspettando Alice che si svegli.
per appunto la sorpresa. E c'è il sacco di Babbo Natale sotto l'albero, quindi aspettiamo che si sveglia. È schizzata. Secondo me non è passato, Ali. È passato. Ma ha mangiato? Si è mangiato i biscotti pure il latte, sto puzzone. Lo sai che si è rubato pure la cosa? La letterina di Natale? Se l'hai presa, certo gli serviva, perché doveva sapere cosa volevi. Perché? Papà, le scarpe! Oddio, se l'ha comprate! Che carino! Quelle proprio che volevi tu! Che bello! Ammazza! Ma forse si è sbagliato il numero! No, sono proprio quelle! Fantastiche! Ammazza! Che belle! Accendi la luce! Oddio, che regalone! Boh! Loverbird. Voi? No. L'ho visto in macchina. Ma quello era un altro, quello era zio Alessandro che ci ha detto di darla un'altra bambina, mica era per zia Cristina. Vabbè, aprilo, dai. Un po'. Gira qua. Da qua si apre. Apri un po', vedi un po'. Mamma mia, è leggero, eh! Che scatola! Dai, così lo rompi, di qua. Come non c'è niente? Ma c'è un biglietto però. Ma come non c'è niente? Ma che è pazzo Babbo Natale? Ma stiamo a scherzare? L'ha dimenticato. Ma vedi un po' che c'è scritto nel bigliettino. Tieni, leggi. Che c'è scritto? Vieni. Aiutati con papà, dai. Che c'è scritto? No, leggilo tu, non ti va? Vedi un po' che dice? Non voglio. Vabbè, vedi che dice, papà. Cara Alice, il tuo regalo era così bello che me l'ho solo tenuto io. Grazie. Ma non ci credo, forse l'ha usato. Andiamo forse a vedere, fuori. Forse sta fuori la porta. Andiamo a vedere, dai, magari l'ha usato. Scusa. Magari l'ha usato e l'ha parcheggiato lì. Dai, proviamo. C'è? Ah, però c'è un pezzo. Oh, ma niente. Oddio mio. Ma c'è. C'è un pezzo. Dove potrebbe stare, Ali? Sotto. Ma forse. Eccolo! Ah! Ce l'ha lasciato alla fine. Pesa. Mamma mia, ma alla fine ce l'ha lasciato. Vabbè. Mamma mia. Io pensavo che era proprio un pazzo. Noi dobbiamo provare. Dallo schiocco. Allora, la tavola è pronta, io mi devo preparare. Alice è pronta, tutti pronti. Ah, complimenti. Bella sta tecnica della spazzola.
ovviamente sto ancora così in pigiama, cioè vabbè, la follia. Allora, si pensa che quando una è incinta gli sta bene tutto, invece no, perché sono in una fase dove i miei fianchi sono larghi, larghissimi, e la mia pancia è molto gonfia. Per vestirmi è veramente un casino, io mi stresso proprio. Allora, alla fine ho optato per questo, cioè guardate che fianchi, ma com'è? Vabbè, forse perché sei incinta, Giulia, forse. Comunque niente, con la panzotta, niente, stivaletti bassi perché con i tacchi chi ce la fa, e niente. Questo salva, questo è un vestito salva feste perché me lo metto da un sacco di anni. Un'altra! No! È bellissima però questa tazza. Papà, ora posso? Ora voglio trovare quella col cuoricino. Prova. Proprio. Buon Natale. Abbiamo mangiato, abbiamo giocato. Io devo dire che ho mangiato solo il primo, il secondo neanche l'ho toccato. Ero così piena che... Vabbè, mi rifaccio stasera, non c'è problema. Così qui, mi sono tutta impatacata la panza. Però va bene. E niente, ora aspettiamo la mia mamma con mio fratello, mia zia, mia cugina. E siamo un po' insieme con loro e quindi niente. Diciamo che oggi ho avuto veramente poche nausee perché il mio stomaco è stato sempre pieno, quindi non c'è stato quell'intervallo di vuoto e quindi non ho avuto nausea. Siamo pronti per il Trivial Pursuit. Tanto pandoro io non l'ho mangiato, ecco l'Andreone, ciao. E poi c'è la Valentina che gioca con Giudy, c'è Alice, c'è la mamma. Mamma saluta. Rosso che sembri hai, dai giochiamo. 23:55 del 25/12/2018. Letto! Ehi, pagnotta, bella docciata, brava, allora che si fa? Bravo, amore, ma... Gli sciacqui. Alice, domani è 26, eh? Queste feste sono quasi finite. Forte. E dopo che hanno portato, non è nonno, forse altre lolle, ma... Altre lolle? Quante ne hai beccate oggi? Due LOL nuove? Sì. Prima nonna e poi nonna Cristiana. Bene, domani chissà Babbo Natale cosa ti porterà. Bella, sempre buia qui questa casa. Tutto ci piace a noi. Anche sfocata. Vabbè, ciao va, buonanotte. Buongiorno. Il tour de forza ancora non è finito. Oggi siamo a 26, ma ci siamo quasi, eh? Ce l'abbiamo fatta. E niente, oggi 12 settimane di abbuffate. 12 settimane di ragnetto. Eccoci qui. E niente, siamo pronti quindi per un'altra abbuffata. Ormai una campionessa. Facilissimo. Vabbè, cascato come una pera cotta. Ciao Alice, vai in gita? Ciao. Stella! Allora, questo vestito l'abbiamo preso. Faglielo vedere il vestito. Aspetta, devo prendere la scrivana. Babbo, povero babbo. Guarda che se esci così muori di freddo, Alice. Fa freddissimo. Vieni. Allora, questo bel vestito, guardate un po'. Niente, non ce la faremo mai. Ma non si attacca, no, ormai? Ah, sì, è attaccato. Mo' gli possiamo far vedere il suo vestito?
Vabbè, questo vestito comunque. La pia... Dai, vieni qui. Vabbè, dicevamo, quel vestitino io l'ho comprato l'anno scorso su AliExpress, però ho fatto male i calcoli ed è arrivato tipo a metà gennaio e quindi non gliel'ho potuto mettere. Visto che Alice si cresce però rimane sempre secchina così, quest'anno gliel'ho potuto sfruttare anche perché gli avevo preso 6 anni e questa è 110 la misura. E quindi niente, quest'anno io l'ho messo preciso preciso, è veramente carino e l'ho pagato 5 euro, una cosa del genere. Noi siamo per partire, andiamo a Terracina da mio nonno con tutta la famiglia, quindi anche lì chissà se Babbo Natale sarà passato e quindi siamo pronti per un'altra mangiata. Bellissimo. Ciao ragazzi, guarda tutti a fotografare. La chef, guarda. La chef. E poi basta. Oh, uno. No, è vuoto, è vuoto. Ma chi sarà mai? Che strana forma. Un missile. Chi è? È un missile. Sarà... un astuccio. Che squala. Sì. Strappa, strappa. Oh. Numero incredibile. Hai sonno di cavolo. Tipo lotteria. Mamma mia. Vedo prima che chiudi. Vai, vai. Ce la fai? Ma questo invece? L'intensità dell'urlo è sempre più è crescendo. No, vabbè! Oddio, finalmente! Mo una lacrimuccia di buttare però. Bene, Alice, tornata a casa. E io non so dove mettere le mani. Lol. Piena di lol. Faccio così, una cinese. 26 a cena. Il tavolo degli avanzi. Ho ceduto il mio portasmalti alle lol. Va bene, piccole bambine costose. Ma le lì le metti in alto, no? Che tipe. Ragazze, io con questa faccia meravigliosamente stanca e vi saluto. Appunto, sarà un collage delle vacanze di Natale e farò un video a parte però con i regali, con Alice. Che dici? Vi facciamo vedere tutto quello che ci hanno regalato? Ti va? No, lei è sempre molto, molto coinvolta con i video e però quando gli parla a lei vedi che video che fa, e niente, quindi noi vi salutiamo, stiamo abbottatissimi. Se in queste ore appunto è successo in Sicilia un brutto terremoto e l'Etna è molto molto arrabbiato, anzi molto arrabbiata. E niente, quindi sentire le urla e la disperazione della gente è veramente terribile, anche perché insomma purtroppo davanti alla natura non è che possiamo fare chissà cosa. Conosco la sensazione del terremoto perché insomma pure a Roma tempo fa l'abbiamo sentito molto forte e non è, è terribile veramente. E niente, quello che insomma devono essere delle vacanze, dei giorni di festa per i catanesi e per le zone limitrofe appunto è stato un incubo e niente, io per quello che posso fare nel mio piccolo, cioè praticamente nulla, è mandarvi un grande abbraccio e tenete duro e speriamo che insomma l'Etna si tranquillizzi un attimo. Niente, quindi io vi saluto e buon Natale e ancora tanti tanti auguri. Ciao!